Con il protrarsi della guerra in Ucraina, molti prodotti alimentari subiranno rincari e si teme che alcuni articoli possano perfino mancare sugli scaffali dei supermercati. In difficoltà anche le aziende del nostro territorio che lavorano con il mercato russo e tante altre che per effetto indiretto hanno dovuto aumentare i propri listini, come il Molino Mariani di Senigallia, un'azienda aperta alla fine del 1800 che produce farine professionali per panificazione, pasticceria, pizzeria e paste fresche. Oggi è in mano ai due fratelli Sergio e Roberto, che con tanta passione portano avanti l'attività insieme a 5 dipendenti. Ma diciamo che la situazione per noi non è cambiata, a parte l'aumento della materia prima, del grano, perché sicuramente c'è un po' una speculazione. Altri molini che attingevano all'estero non hanno la possibilità, perciò vengono a attingere sul mercato nazionale e creano degli aumenti. Voi invece lavorate con il grano locale? Noi lavoriamo col grano locale, tutto Marche, Emilia Romagna, tutto italiano. Avete dovuto ritoccare i prezzi, i listini? Sicuramente sì, perché il prezzo si è quasi raddoppiato, perciò di conseguenza il prezzo della farina è aumentato. Infatti, ha spiegato Mariani, se prima costava sui 40-45 euro al quintale e quindi 45 centesimi al chilo, ora il prezzo va dai 60 ai 65 euro. Secondo lei che cosa succederà nei prossimi mesi? Io penso che inizialmente, se il prezzo del grano, spero che dovrebbe calare, specialmente sotto la trebbiatura. Poi dopo dipende dalla guerra, se continua o non continua, tante cose possono venire fuori. È difficile fare una previsione. Però al momento questo scenario non vi preoccupa? Ma noi no, perché abbiamo il grano che arriva fino al nuovo raccolto. Sicuramente qualche molino importante che lavora il grano duro può darsi pure che abbia dei problemi. Cioè, il problema nostro è che il prezzo del grano è aumentato e di conseguenza ai nostri clienti purtroppo tocca aumentargli la farina e trovano dei disagi sicuramente. Infatti, oltre all'aumento del costo della materia prima, sono rincarate anche il carburante e l'energia elettrica, tant'è che le bollette del molino sono aumentate di 10.000 euro al mese per un totale di circa 18.000 euro. È stata tutta una conseguenza di prezzi che sono dati a rialzo.